sull'etichetta delle uova troviamo diverse informazioni. Una di queste è quella relativa alla categoria delle uova e alla loro qualità. Le uova destinate ai consumatori, quindi al consumo casalingo, sono uova di categoria A. Accanto a questo troviamo spesso un'indicazione che può essere fresche o extra fresche. Le uova fresche sono uova che sono state imballate entro 10 giorni dalla deposizione. Le uova extra fresche invece sono imballate entro 3 giorni. Il codice sul guscio è formato da un numero iniziale che ci indica da che tipologia di allevamento proviene l'uovo, quindi se è un allevamento biologico, un allevamento all'aperto. Poi abbiamo un'indicazione della nazione di provenienza, poi abbiamo tre numeri che indicano il comune in cui risiede l'allevamento, abbiamo poi la sigla della provincia e tre numeri finali che individuano in maniera univoca l'allevamento. È importante acquistare le uova più giovani, soprattutto se abbiamo intenzione di preparare delle pietanze crude. Più invecchiano, più il rischio che siano contaminate da batteri che possono essere nocivi per la nostra salute aumenta. La temperatura ideale di conservazione delle uova, e questo è quello che dobbiamo fare a casa, è comunque quello di conservarle in frigorifero, proprio perché la temperatura di frigorifero permette di limitare lo sviluppo dei batteri nocivi. La presenza di feci sul guscio possono rappresentare un rischio maggiore per la presenza nelle feci eventualmente dei batteri nocivi che menzionavamo prima, quindi della salmonella. Quindi sarebbe meglio non acquistare uova che presentino sul guscio la presenza di residui di feci. Se le uova sono utilizzate per una preparazione a cotto, se sono ben cotte, allora anche se l'uovo è vecchio, anche se l'uovo dovesse essere contaminato, non corriamo rischi. Ma se dobbiamo usare le uova per preparare la maionese, il tiramisù o qualsiasi, lo zabaione, insomma qualsiasi altra preparazione a crudo, è bene utilizzare uova fresche e soprattutto fare molta attenzione nella manipolazione. Quindi quando si tocca il guscio delle uova, poi dopo subito lavare le mani, evitare di rompere il guscio sulla ciotola all'interno della quale poi faremo la nostra preparazione, perché magari un pezzettino di guscio cade all'interno e questo guscio, se è sporco, può contaminare la preparazione.